di riflessione. Allora Pietro, innanzitutto come stai, dato che è un po' che ti stai allenando a parte, quali sono le tue condizioni vista anche dalla gara di domenica? No, mi sto allenando a parte perché ho avuto un problema al ginocchio con la partita col Matera e anche venerdì sera con la Casertana, dopo 20 minuti ho sentito di nuovo il ginocchio cedere e ora sto facendo fisioterapia e domani dovrei rientrare in gruppo. Secondo te è una partita da dentro o fuori? Sì, è una partita dentro o fuori, perché comunque in Matera è avanti, la Casertana da recuperare delle partite, una partita. La Juve Stabia comunque ancora c'è da affrontare Salernitana e Benevento, però comunque è anche vero che penso che il pareggio serve poco. Ci si gioca buona parte della stagione. E come noi, anche il Lecce comunque deve vincere, perché non penso che gli basti il pareggio, perché anche con la vittoria domenica sera non sai se sei dentro i playoff, perché il Matera può pareggiare e starti davanti a un punto sempre se tu vinci, quindi comunque è una partita da dentro o fuori. Che opinione hai di questo Lecce che in casa, insomma, è la squadra che ha fatto più punti nel girone C, invece fuori casa ha avuto un rendimento peggiore, insomma, è stata più discontinuo. D'altro canto il Foggia comunque ha fatto 7 vittorie in trasferta, è una partita che si presenta comunque aperta a qualsiasi risultato, insomma. Sì, loro in casa comunque hanno fatto parecchi punti, parecchi vittorie importanti. Vedi Benevento, vedi Juve Stabia. Hanno vinto sempre 1-0, magari non con un gioco spumeggiante, però comunque hanno guardato soprattutto il risultato. Comunque hanno un allenatore che fa dell'aggressività la sua forza e quindi prendono pochi gol, però anche senza Moscardelli ne fanno pochi anche loro, dico. Conosci qualcuno in particolare? Sui giocatori che opinione hai, insomma? C'è qualcuno da... Vabbè, comunque è stata una squadra costruita doveva stare già ai playoff se non per lottare per il campionato, per i primi posti, quindi sicuramente sono una squadra attrezzata per far bene. Non conosco nessuno di loro come giocatori. Ecco, hai parlato del Lecce come una squadra aggressiva, no? Come si batte una squadra come il Lecce? Con cosa serve in campo? Beh, sicuramente le statistiche dicono che comunque con le squadre forti noi giochiamo meglio rispetto alle squadre piccole, perché comunque noi facciamo tanto possesso palla, comunque cerchiamo delle linee di passaggio che magari il Lecce ora con Bollini magari hanno acquisito più aggressività che magari con Lerda non avevano, e quindi comunque penso che loro sia una squadra che si presta a noi, ci farà giocare sicuramente e poi sicuramente penso che ripartiranno in contropiede. Dal punto di vista mentale, due squadre che si giocano tutti in una sola partita, che gara ti aspetti dal punto di vista proprio dell'agonismo o della tattica, ecco, magari bloccare? Beh sì, può essere anche così, però noi personalmente andiamo lì per cercare di imporre sempre il nostro gioco, perché noi sappiamo che se non giochiamo facciamo fatica, anche con la Casertana comunque abbiamo avuto delle occasioni importanti, però abbiamo giocato un po' meno rispetto alle altre volte. Però ci sono i momenti della partita in cui dobbiamo capire dove si può giocare e dove non si può giocare. Sicuramente sarà una partita tirata fino alla fine, perché comunque anche loro dovranno vincere. Non penso che il pareggio a loro basti. Quindi comunque sarà una partita sicuramente combattuta. Che livello è il Foggia? Ma noi sai, dopo la Juve Stabia sapevamo che dovevamo fare 6 vittorie per arrivare ai playoff. E forse nemmeno bastano a questo punto, perché se Matera le vince tutte comunque non abbiamo fatto nulla. Anche se pareggiamo. Sì. Quindi comunque sappiamo che noi non possiamo sbagliare, le stiamo prendendo partita dopo partita come se fossero delle finali. Senti, quindi Iemmelo c'è per il derby, insomma, un po' vuoi aspettare anche domani? No, penso di sì, comunque domani rientro in gruppo e comunque oggi mi sono allenato, le sensazioni sono abbastanza positive. Insomma,
derby tra due fra le squadre più blasonate della Puglia e anche del Sud Italia, insomma, penso che sia un bel derby da giocare anche in uno stadio come Via del Mare, che fino a qualche anno fa ha ospitato partite di Serie A. Sì, sì, sicuramente. Infatti lo stadio del Lecce è uno degli stadi storici che diciamo c'è in questa Lega Pro. Quindi sicuramente sarà un bel palcoscenico giocare lì a Lecce. Nuovo look? Sì, ho i capelli e barba. Sì, sì. Come mai? Mi ero stufato di tenere i capelli lunghi. Ci voleva troppo per lavarli, quindi ho tagliato i capelli. Se avessi avuto i capelli lunghi, mi detto mica era già qui per fare il derby. Ho visto che anche la mosca al derby fai crescere tu la barba, no, me la taglio, no. Vado senza. Senti, mancano 4 partite, insomma, hai 14 gol. Se avessi potuto battere anche i rigori, insomma, saresti in testa, perché tutti gli altri hanno avuto la possibilità di batterli, hanno segnato anche gol sul rigore. È anche questo un obiettivo, di poter migliorare la classifica ai marcatori, visto che insomma Eusebio a 17 non è poi tantissimo, sì, anche gli altri che sono davanti. Insomma. Migliorare fa sempre bene, quindi sicuramente mi farebbe piacere, ma sarei ipocrita se dico che è il mio primo pensiero, perché in questo momento dove comunque penso che gli obiettivi personali li abbiamo raggiunti quasi tutti nella squadra. Quindi ora è arrivato il momento, non che in prima non ci fosse, però comunque è arrivato il momento dove dobbiamo pensare veramente tutti solamente per la squadra. Senti, parli della scuola di pensiero, che di quelli che dicono abbiamo già fatto tanto salvandoci in anticipo, o di quelli che invece dicono dire che non abbiamo nulla da perdere, insomma, non è tanto una frase che... Se diciamo che dovevamo salvarci, quindi abbiamo fatto un grande campionato, magari non arriviamo ai playoff e diciamo vabbè, tanto ci dobbiamo salvare, penso che comunque nella vita non sei un vincente. Per essere un vincente devi sempre cercare di migliorare e di cercare di raggiungere i traguardi. Quindi in questo momento il nostro traguardo è quello di arrivare ai playoff. E se non ci arriviamo sicuramente abbiamo buttato via un campionato, perché comunque le possibilità ce le abbiamo avute. Però c'è anche da dire che comunque anche le altre squadre hanno perso punti con squadre piccole. Però per il livello del gioco che abbiamo espresso noi, comunque sarebbe una sconfitta non arrivarci. Senti, che difesa è quella del Lecce? Mancherà bene tu che è squalificato, cioè livelli più forti fisicamente, oltre che tecnicamente, insomma, com'è? No, beh, come ho detto prima, prende pochi gol, perché comunque sono molto quadrati. Le ultime partite le stanno giocando a 5, con quasi 5 difensori centrali, quindi sono molto fisici, sì. Una squadra quadrata, però penso che per come giochiamo noi sicuramente possiamo trovare degli spazi importanti.